A fine aprile del 2010, alla trattoria Aldina, pranzano insieme per la prima volta Davide Lombardi, detto Dalombo, Stefano Aurighi, detto Auricchio, e Paolo Tomas Paolo Tomassone. I tre, al secondo pistone di Lambrusco, decidono di lavorare insieme e pensano subito alla cosa più importante, il nome. Non avendo mai lavorato veramente nella vita, lavoratori, decidono di darsi un nome che richiami la fatica, così, almeno sulla carta, possono dire di aver sudato. Puntano ad un acronimo dei loro nomi e cognomi. E così, dopo aver pensato a Stepada, Da Paste, Lo Maurito e To Maurino, votano per Officine Tolao, per tutti Officine Tolò. È l'inizio del cazzeggio. L'allegria dei tre è evidente già dai toni della sigla e si conferma negli argomenti scelti per le loro inchieste. I tre infatti si distinguono per lavori che terminano con le consonanti e così, dopo la Lega Nord e Woodstock, ecco Beslan e Vaillant, mentre all'orizzonte si tenta di recuperare un vecchio progetto di Dalombo su Chernobyl.